Ragazzi, la musica di sottofondo non può lasciare spazio alle parole. Ci stiamo dirigendo dopo il castello, sempre a Stirling, al monumento alla memoria di Wallace, che per chi non lo conoscesse, una breve spiegazione da Gigi Vesce. Breve spiegazione: guardiano di Scozia sconfisse gli inglesi nella battaglia di Falkirk, poi fu sconfitto a Stirling, tradito e imprigionato e poi ucciso, torturato e ucciso dagli inglesi a Londra. Bastardi. Però contribuì poi a quella che fu l'indipendenza della Scozia del 1314, la battaglia di Bannockburn, dove Robert de Bruce, futuro re di Scozia, guidò gli scozzesi all'indipendenza che poi ripersero successivamente. E dopo questa spiegazione il professor Pesce Ho mancato l'ingresso nel frattempo. Dobbiamo tornare indietro. La verità è che Luigi è troppo emozionato per questa cosa. Emozionatissimo. Cioè, ha pianto fino a 2 minuti fa. Sì, sì, sì. Il pianto. Dobbiamo andare tutti i corsi a questo monumento. Okay, e giriamo qua, a sinistra. Giriamo piano a sinistra, però mi voglio appizzare perché sennò qua. Ragazzi. Pagiamo altri 2000 euro di pneumatici. Cioè, ci hanno fottuto un sacco i soldi. Vabbè ragazzi, faremo un video appena siamo sotto il magnifico monumento alla memoria di Wallace. Con questo vi saluto, see ya mates, a dopo.